legge che ha avuto un dibattito lungo nel Val d'Arno, perché l'inizio, diciamo così, di questo percorso doveva essere fatto a 10, poi invece c'erano i comuni della comunità montana, ex comunità montana, che si sono costituiti come unione del Prato Magno, quindi dei 7 comuni che rimanevano. È stato un dibattito che si è sviluppato per molti mesi, però la conclusione e poi la decisione è stata quella presa dai comuni di Laterina e Pergine, perché obbligati a svolgere insieme delle funzioni fondamentali, e a questo si è unito il comune di Vucine, che ci ha permesso di costituire l'unione, perché siamo andati a superare quella soglia minima dei 10.000 abitanti che ci permetteva di diventare unione. Ma non solo per questo, ma con il comune di Vucine abbiamo da anni, avevamo già avviato comune di Vucine, Laterina e Pergine, delle gestioni associate, che quindi, come dire, l'abbiamo vista anche come naturale conclusione di una fase e inizio di un'altra, proprio come unione dei comuni. È un lavoro nuovo per tutti noi, che cercheremo di affrontare con molto impegno, soprattutto vedendone come obiettivo la salvaguardia dei servizi rispetto alla situazione catastrofica che stanno vivendo i comuni, riguardo a tutti i tagli che sono stati fatti non solo in questo anno ma anche negli anni precedenti, e questo unire le forze penso che possa poi dare dei risultati, non possa, debba dare assolutamente dei risultati per i nostri cittadini.